Buongiorno a tutti. Naturalmente il target di oggi non è di spiegare tutto quello che sappiamo sui terremoti, ma piuttosto di far vedere cosa facciamo qua e perché abbiamo bisogno di un centro come questo. Noi diamo corsi sui terremoti, uno può sempre venire, sempre tutti benvenuti. E dunque, io faccio il sismologo di mestiere, nel senso da quando mi sono laureato, quindi sono 30 anni che mi occupo di terremoti. Ho fatto prima in America, poi in Italia, da 15 anni sono in Svizzera, ho diretto il servizio sismologico svizzero per 15 anni a Zurigo. E farò vedere cose che non sono solo mie, quindi metto i nomi qui in modo che giusto capire che ci sono cose che non sono sempre mai di una sola persona, ma veramente di gruppi. E grazie per essere tutti qui, a proposito. Dunque io sono un uomo fortunato perché lavoro nella scienza e quando si lavora nella scienza uno ha un oggetto come questo su cui lavorare è veramente una fortuna. Io auguro a tutti di trovare un lavoro che piaccia come quello che è piaciuto a me. Oggi il compito è di far vedere come noi usiamo la modellazione in computer sempre più grandi e come oggi è diventato un ingrediente fondamentale di come noi facciamo il processo scientifico. E la ragione nella Terra è molto chiara: noi non abbiamo nessun modo di andare dentro. I dati che collezioniamo in superficie sono molto relativi, molto sparsi. Quindi abbiamo bisogno di modellazioni sempre più raffinate per capire come funziona l'interno. Io vi farò vedere dei esempi dalla sismologia, dalla geodinamica, quindi da come funzionano le forze all'interno del pianeta, modellazione delle onde sismiche, scenari di pericolosità, esplorazione, vulcani, e alla fine facciamo un capitolo solo sulla Svizzera, quindi farò vedere esempi della Svizzera solo nella parte finale. Parto dicendo cosa conosciamo della Terra. La Terra ci si lavora da tanto tempo, sappiamo che è fatta un po' come una cipolla, nel senso è fatta a strati. Lo strato più esterno della Terra, per quel che riguarda noi in genere vediamo la crosta, con le sue montagne, i suoi mari e via dicendo. In realtà la parte che ci interessa sono i primi 100 chilometri, la parte più fredda del pianeta, la parte più dura, quella che genera terremoti, per intenderci. E come profondità si va dai 0 ai 100, la temperatura sale molto rapidamente. Se voi andate dentro al Gottardo lo sapete che è caldo, più o meno sale di 20 gradi, 25 gradi ogni chilometro di profondità, è la ragione per cui si sfrutta la geotermia. Quando siete arrivati a 100 chilometri di profondità, la roccia è molto vicina al punto di fusione, a 1300 gradi, e lì fonderebbe. È la ragione per cui poi abbiamo della lava, perché la parte che si fonde viene su e torna in superficie. Però tendenzialmente la litosfera è solida ed è qui che è tutta divisa in placche e le placche si muovono attorno al pianeta. Dopo ci arriviamo. Sotto abbiamo il mantello va dai 100 fino a 3000 km di profondità, è la parte più grossa della Terra, e tutto il blocco su cui noi sediamo è roccia. Ogni tanto qualcuno di queste rocce viene in superficie, proprio roccia. Ed è quella che si muove più o meno a un centimetro l'anno, 1, 2, 3 centimetri l'anno, ed è quella che poi sopra ha le placche. Si muove perché? Perché è un modo di scambiare calore e portarlo in superficie. L'interno della Terra è molto caldo, qui si va dai 1300 fino a 3000 gradi, quando arriviamo al nucleo si va a 3000 gradi. Il nucleo, abbiamo il nucleo diviso in due parti, il nucleo esterno e poi il nucleo interno. Dai 3000 km al centro è un altro pianeta, è tutto ferro, con pochissime quantità di altri elementi, quindi la Terra all'inizio si è differenziata, la parte più pesante è scesa dentro quando era tutto fuso, ed è questo che ha generato la temperatura più alta. All'interno della Terra noi siamo sui 6000 gradi, 5-6000 di temperatura, la parte più esterna del nucleo è fusa, la parte più interna è solida dovuta alla pressione. E nella parte più esterna la convezione funziona a qualche metro al giorno, quindi si muove molto veloce. Dovete pensare a una massa di acciaio fuso che si muove, e col fatto che l'acciaio è un buon conduttore è da qui che viene generato il campo magnetico. Il campo magnetico, le nostre bussole che vediamo alla superficie, non derivano dalle rocce che abbiamo vicino a noi, ma dalla circolazione nel nucleo. Questo per capire su che pianeta ci troviamo. Se uno è su Giove è tutto un altro mondo, se uno è su Marte è più simile al nostro, però diciamo i pianeti del sistema solare avete visto prima, tra l'altro stelle, galassie, pianeti, quindi sono veramente classi diverse. La superficie della Terra, la nostra è una vita molto corta, la nostra storia è una storia con poca memoria, ma dovete pensarla così: se voi viveste una vita molto lunga, centinaia di milioni di anni, la Terra si muove così. Quindi quello che noi vediamo come solido in realtà si muove a qualche centimetro al giorno, 10 centimetri al giorno. 150 milioni di anni fa l'Africa ha cominciato a spingere contro l'Europa, questo ha creato le Alpi.
Voi direte 150 milioni sono lunghi, è vero, però ancora oggi noi vediamo questo movimento residuo ed è quello che genera sia le montagne che i terremoti. A volte ci sono episodi velocissimi, se vedete l'India improvvisamente stava attaccata all'Antartide, parte, arriva su e degenera poi l'intero l'Himalaya, Tibet, via dicendo. Quindi vedere il mondo sull'occhio di un geologo vede questo, non vede l'istante di oggi, perché bisogna capire quelle che sono le forze che sono in gioco. Andiamo a vedere come funziona più di preciso un ciclo delle placche. Una placca nasce in genere in mezzo nell'oceano, ogni tanto anche i continenti si spaccano a metà. Chi di voi ha viaggiato, non so, in Kenya o in Tanzania è andato a vedere il rift africano, lì è dove il continente ha cominciato a spaccarsi. Chi di voi è andato a Basilea, vede il rift europeo, il Graben del Reno, il continente europeo aveva cominciato a spaccarsi, poi si è fermato, quindi è rimasta una bella valle, le montagne sui fianchi, però in realtà lì è dove l'Europa aveva cominciato a separarsi. Una volta l'America stava attaccata a noi, si è separata, adesso ci sono 5.000 km di oceano in mezzo, quindi quando partono questi fenomeni a volte vanno molto alla distanza. Quindi qui è un'apertura nell'oceano, qui è un'apertura in continente, la placca esce e sprofonda sotto. Questo ciclo è un ciclo, come abbiamo visto nell'immagine di prima, abbastanza veloce. Voi dovete pensare che il 70% della superficie terrestre è coperta da oceani, quindi da piattaforme oceaniche, non hanno più di 200 milioni d'anni, perché viene creata e continua ad andare sotto. Mentre i continenti hanno 4 miliardi di anni, perché sono lì fino dall'inizio, non vanno da nessuna parte, galleggiano e non hanno possibilità di scendere. Quello che invece noi vediamo qui non è altro che il mantello freddo, il mantello che è caldo, arriva in superficie, si raffredda, diventa pesante e torna giù. Quindi è un ciclo continuo di raffinamento di quello che c'è all'interno del mantello che viene in superficie e poi torna giù. È il modo che la Terra ha per raffreddarsi. E perché faccio vedere questo? Perché da qui discendono i terremoti e i vulcani. Se noi andiamo a vedere dove sono i terremoti, l'ultimo grande terremoto del Giappone è dove la placca del Pacifico si infila sotto l'Asia. Infilarsi vuol dire che fa 10 cm l'anno, per la pressione non si muove, si muove solo ogni 100 anni, 10 cm all'anno per 100 anni fa un terremoto gigantesco. Questa è la subduzione in Giappone. Terremoti ci sono in varie zone, anche nelle zone di apertura, ma i più grandi terremoti terrestri, Sumatra nel 2004, Giappone l'anno scorso, sono questi. Dove sono i vulcani? I vulcani sono di due tipi, il vulcano vuol dire roccia che viene in superficie, la roccia viene in superficie, si fonde dove noi apriamo, se io improvvisamente apro la litosfera, la roccia viene su molto in fretta, si fonde, perché è vicino al punto di fusione, la risalita rapida, è un po' come quando voi aprite la bottiglia con dentro il gas, no? Se l'aprite troppo in fretta il gas esce. Oppure i vulcani, che sono quelli che ci interessano di più oggi, nel discorso di oggi, stanno sopra le zone di subduzione. La crosta oceanica che sta sotto l'acqua del mare incamera acqua, una roccia che ha incamerato dell'acqua quando arriva sui 150 km di profondità fonde, genera vulcano, genera lava, la lava percola e viene su verso la superficie. Quindi noi abbiamo interi archi vulcanici o di catene di vulcani che sono sempre posizionati dove è andata sotto della roccia. Nelle Alpi la roccia non sta andando sotto più attivamente, per cui i vulcani qui non li vediamo più. Ma dopo faremo vedere esempi del Vesuvio o dell'Etna, quelli si vedono perché lì la subduzione è ancora attiva nel sud dell'Appennino e come tale c'è lava che esce. Idealmente, se io potessi, aprirei la Terra a metà per andare a vedere come è fatta dentro, nel senso che abbiamo un interesse di capire come funziona la Terra per capire quali sono i processi che abbiamo in superficie. In pratica, naturalmente, questo non è possibile. Il nostro problema come scienziati è che abbiamo un oggetto di cui vediamo solo l'esterno, non c'è accesso diretto, il 70% è coperto dall'acqua, il che crea delle grandi difficoltà per andare a collezionare dati, la copertura e qualità non è omogenea nei dati. Naturalmente noi abbiamo tantissime stazioni di monitoraggio in Europa, in Giappone o in America, ci sono tante altre zone che sono molto più meno coperte. La struttura interna è molto eterogenea, avete visto prima, abbiamo tutta una serie di pianeti uno all'interno dell'altro con proprietà diversissime da uno dall'altro, quindi non dovete pensare a un pezzo di roccia che è lo stesso, è proprio, sono pianeti costruiti uno all'interno dell'altro. In più, tutte queste zone di subduzione, quindi dove va sotto, sono fredde, di fianco il mantello è caldo, quindi questo genera
sforzi e processi all'interno della Terra. La scala dei parametri di cui guardiamo, le proprietà fisiche di cui guardiamo, è estesissima. Io oggi parlerò di alcuni processi che durano un secondo, altri che durano 100 milioni di anni. Per cui facciamo proprio fatica a dire, va bene, un unico modello fitta tutto. La ricarica di terremoti in zone dove i terremoti non vengono molto spesso può durare 10.000 anni e in un secondo parte. È molto difficile modellare un processo che abbia una scala così grossa. La stessa vale per le scale di tempo. Noi guarderemo a cose che hanno dimensioni di 100 metri o cose che hanno dimensioni di 10.000 chilometri. Le leggi fisiche sono le stesse, ma modellare questi processi con una scala così vasta è molto difficile. Poi naturalmente altre caratteristiche, la temperatura, pressione e via dicendo. Qui siamo a zero, qui siamo a 5.000. È chiaro che le proprietà sono molto diverse. Per cui questa è una complessità della modellazione nell'ambito della geofisica. Lo strumento principale che noi abbiamo per entrare all'interno della Terra assomiglia a quello che voi fate quando andate dal dottore, sfortunatamente se non state bene, una TAC o una MRI, insomma, tutte quelle indagini, diciamo, non invasive, dove da fuori bisogna cercare di capire, o anche un'ecografia, già cercare quello che c'è dentro. Il nostro strumento per ecografia principale sono i terremoti. I terremoti naturalmente producono danni, però mandano anche in giro onde che attraversano tutta la Terra. Quindi quando noi sappiamo da dove l'onda è partita, come è arrivata dall'altra parte, possiamo cominciare a vedere se ha rallentato, vuol dire che ha attraversato una zona più lenta, se è andata più veloce, se ha deviato. E questa è la base fondamentale, diciamo metà della sismologia si occupa di questo, di capire come è fatto l'interno della Terra. Naturalmente questo poi ci aiuta perché sappiamo come è fatto, siamo in grado di localizzare i terremoti e capire perché avvengono in una certa regione. Quello che facciamo qui in questo edificio sono questi rami, quindi ci occupiamo della modellazione numerica di onde sismiche, ci occupiamo di sismologia globale, l'intera struttura della Terra, dinamica della sorgente sismica, pericolosità sismica, scenari, esplorazione, nel senso di esplorazione per idrocarburi, che è sempre una in quel caso lì non si usano i terremoti, ma si generano onde sismiche o soniche apposta, e poi anche verifiche di esplosioni nucleari. Oggi non parleremo di questo, parliamo delle varie scale dell'esplorazione. Si parte dai dati, è necessario sempre considerare che gli oggetti fisici, quando si passano dentro un calcolatore, diventano delle astrazioni matematiche, quindi delle griglie su cui vengono distribuiti sia i parametri fisici e poi dove si passano le onde, però da lì poi si ritrovano degli scenari reali, quindi parleremo di scenari di propagazione di onde in mezzi complessi, di esplorazione, struttura, come è fatta la struttura interna della Terra, abbiamo visto a grandi linee, andiamo a vedere la parte, diciamo, tridimensionale, non solo la parte a gusci. Parleremo di complessità della sorgente sismica, cosa succede dentro un terremoto non è un punto, ma è un oggetto molto complicato. Non arriveremo a parlare di questo, ma deve essere chiaro nella vostra mente che sempre, alla fine, uno degli obiettivi chiave della sismologia non è solo scientifico, ma è ridurre la vulnerabilità di tutto ciò che noi costruiamo, in modo che quando viene il prossimo terremoto non abbiamo ulteriori sorprese. In geofisica in generale o in sismologia noi trattiamo il problema diretto e il problema inverso. Il problema diretto vuol dire io parto da un modello iniziale, assumo che la Terra sia tutta uniforme, che non ci sia stratificazione. Il modello può essere anche sbagliato. Uso una modellazione diretta per dire bene, ma se la Terra fosse fatta così, i dati come sarebbero? E genero dei dati sintetici. Poi vado a misurare dei dati reali e all'interno di un codice di matematica minimizzo la distanza tra i dati reali e i dati sintetici. Cioè miglioro il modello in modo da che i dati sintetici assomiglino sempre di più ai dati reali. Questo è il problema inverso. Quindi ho un problema diretto per cui mi servono dei grossi calcolatori e ho un problema inverso per cui mi servono anche dei grossi calcolatori. E il tutto genera un modello più raffinato e poi riparto, colleziono nuovi dati, uso il modello raffinato come modello iniziale e riparto, miglioro sempre di più il modello. In mezzo c'è un motore di calcolo. Vi faccio vedere un motore di calcolo adesso che genera onde, questi sono sintetici, quindi che genera onde che girano attorno alla Terra. Queste sono onde di bassa frequenza, sono le onde che noi abbiamo visto in Svizzera quando c'è stato il terremoto del Giappone.
quando è stato terremoto in Giappone, i danni sono stati in Giappone, ma la terra è finita, un po' come la vostra vasca da bagno. Se voi nella vostra vasca da bagno muovete l'acqua, va da un lato, poi torna indietro, poi continua ad andare avanti e indietro. La terra è uguale. Un terremoto grande scatena così tanta energia che l'intera terra si mette a vibrare. A seguito del terremoto del Giappone, la Svizzera è andata su e giù di 3 centimetri per un'intera giornata. Per darvi un'idea di quanta energia, cioè, provate a pensare a sollevare la Svizzera di 3 centimetri, ma non solo la Svizzera, l'Europa, la Svizzera non era speciale. E queste sono queste grandi onde che cominciano a girare attorno al mondo. Vediamo un po'. Poi la guardiamo un pochino più in dettaglio. Questa è una simulazione di onde di bassa frequenza generate a Creta, giusto per, che girano e continuano a girare. Queste onde continuano a girare per settimane attorno al mondo, man mano naturalmente di ampiezza sempre più piccola. Il primo passaggio era di 3 centimetri, il secondo di 1,5 centimetri. Rivediamolo. Il terremoto parte, è partito, le onde sono andate. E l'ostacolo più grosso che incontrano è il Tibet. Il Tibet è molto spesso, le onde sono più lente, quindi si vede il fronte d'onda che immediatamente rallenta, rimane indietro rispetto al resto del fronte. Non solo, qui vengono generate il suo stesso, genera un altro fronte d'onda, perché l'energia viene incamerata e rispedita indietro. Se andiamo avanti, fa la stessa cosa uscito dal Tibet, all'angolo tra la Birmania e il Sichuan viene generato a sua volta, l'onda è arrivata alla fine, naturalmente ne genera un'altra uscendo. Quindi abbiamo un sistema molto più complesso, solo dovuto a questo pezzo di litosfera qui, nel senso che c'è un fronte d'onda che se n'è andato in là, un secondo che viene generato. Man mano che andiamo avanti, arriviamo sull'altro lato, le onde continuano a girare, il fronte è diventato più complesso perché anche attraversando il Sud America rallenta, anche ogni volta che c'è un'anomalia nello spessore della litosfera le onde ne risentono. Quando arriva dall'altra parte è un fronte molto complesso perché si porta dietro il rallentamento che aveva accumulato nel Tibet, il rallentamento della seconda onda che viene dall'altra parte che ha rallentato, altri fronti d'onda che arrivano, quindi diventa sempre più complesso. E noi andiamo all'indietro a cercare di capire, ma quel ritardo che c'è qui, da dove veniva? E che spessore deve avere la litosfera per aver procurato un simile ritardo? Quindi usiamo questi dati, simulazioni e dati, per tornare all'indietro nel problema inverso che vi ho spiegato prima, per capire come è fatta la Terra. Naturalmente più si va avanti, se uno aspetta 2 giorni diventa veramente orrendamente complesso e si fa molta più fatica a capire da dove venivano. Vedete, il fronte non è più una singola onda, diventa interferenze di vari fronti d'onda. Da lì deriviamo a modelli come questi. Questo non è una simulazione, quella di prima era una simulazione. Questa qui è un'animazione. Un'animazione vuol dire che io faccio girare il mio modello della Terra in modo da farvelo vedere, invece di tagliare, cioè è un unico taglio, ma la Terra gira così vedete come è fatta dentro. Quando è non arriva fino al centro, questo è l'interfaccia tra nucleo e mantello. Quando è rosso vuol dire che l'interfaccia è alta, quando è blu vuol dire che l'interfaccia è più bassa, quindi quello che noi prima abbiamo guardato non è una vera cipolla, c'ha delle, come qui abbiamo delle montagne, anche sul nucleo ci sono delle montagne, delle zone che sono più alte e più basse, dipende dalle correnti convettive, abbiamo detto prima che il nucleo è molto veloce e quindi quelle correnti spingono in su. A noi naturalmente questo serve per capire, va bene, dove spinge in su vuol dire che la corrente sta salendo e per capire come si forma il campo magnetico. Qui ci occupiamo solo del mantello, quando qui sopra vedete un continente c'è un grosso spessore blu perché è più freddo e più spesso, quando invece attraversa l'oceano è rosso perché è caldo, nell'oceano è dove la nuova litosfera esce, e esce molto calda da sotto, e naturalmente si raffredda e torna giù, però è più calda. Quindi noi usiamo le onde sismiche per capire come è fatta la Terra. Perché? Perché poi vogliamo capire come veramente funziona. Cioè noi abbiamo bisogno di sapere come funziona per capire come si evolverà, come si è evoluta, come si è raffreddata. Questi sono modelli di circolazione interna del mantello. Le onde sismiche di cui si parlava prima, un giro attorno alla Terra lo fanno in 2 ore. Questi invece sono 30 milioni di anni di cui stiamo guardando. Questo fa vedere come si evolve il mantello. Quando prima dicevamo subduzione, questa è una subduzione, la placca che va sotto fino a toccare il nucleo, questa è un'altra che sta andando sotto. Qui stiamo guardando la viscosità molto elevata vuol dire che la placca è molto fredda, viscosità bassa vuol dire che è più fluida.
E qui si vede per esempio come è formata le Alpi. A un certo punto la placca nelle Alpi stava andando giù e si è staccata perché la litosfera che arrivava dentro era troppo galleggiante, non andava più giù, e quella sotto, vede? Qui lo vedete, si stacca e finisce in profondità. Abbiamo bisogno di queste simulazioni per vedere cose che altrimenti in superficie noi vediamo solo qualche immagine, e vediamo dalla geologia solo qualche ricostruzione. Queste simulazioni ci aiutano a capire come funziona. Dal globale ci spostiamo al locale. Per generare uno scenario di scuotimento che noi possiamo usare per capire quale punto di Lugano scuoterà di più o di meno, San Lugano, Basilea, quale punto di Basilea scuoterà di più o di meno, prima di tutto dobbiamo spostarci in un ambito matematico. Voglio farvi vedere il tipo di complessità che entra. Questo è Grenoble, giusto per stare fuori. Un bacino complesso, che ha una forma molto complessa. Fate conto di vedere una forma come se il lago di Lugano fosse pieno di sedimenti, che in futuro sarà così. Quindi Grenoble una volta aveva una forma molto simile, fate conto che questo sia Morcote, e qui invece c'è Grenoble. Naturalmente per modellare una cosa del genere le persone che lavorano qui la trattano così, quindi è una griglia, in ogni punto della griglia vengono specificate le proprietà fisiche, quindi la densità, la velocità delle onde sismiche, in modo da poterci propagare delle onde attraverso. La griglia è la griglia esterna più una griglia molto più dettagliata per tutto quello che c'è all'interno e poi la griglia per i sedimenti che è ancora più dettagliata perché noi abbiamo molti dati sui sedimenti con le trivellazioni che vengono fatte. Il tutto poi viene passato in un ambito matematico, vengono attaccate queste griglie e divise in tanti domini perché va passato dentro un supercalcolatore come quello che sta qui sopra che tratta in parallelo tutti i vari domini. Challenge è creare una griglia che possa permettere la propagazione delle onde fino ad alta frequenza. Perché alta frequenza? Perché nel nostro codice di costruzione noi proteggiamo le frequenze a cui sono sensibili gli edifici, che sono diciamo alcuni hertz, quindi non vibrazioni tipo quelle che abbiamo visto globali del terremoto in Giappone, ma vibrazioni che sono paragonabili a quelle delle nostre case e quindi molto molto veloci. Alcuni hertz vuol dire, non so, 5 hertz vuol dire che nell'ambito di un secondo io vado su e giù 5 volte. Questo è il livello di complessità che va trattato per generare uno scenario. Ci vuole tra 1 e 2 anni a generare uno scenario di questo genere. Quando è pronto possiamo propagarci dentro le onde. Dobbiamo anche trattare la sorgente sismica in sé per sé. Un terremoto, l'ho detto prima, non è un punto. Questo è il sistema di faglie che si è rotto, per esempio, nell'ultimo grande terremoto europeo, nel 99, il terremoto di Izmir, che ha fatto all'incirca 25.000 morti nella zona di Izmir. Questo era il sistema di faglie che ha rotto, questa è la North Anatolian Fault, quindi la faglia che taglia l'Anatolia, venendo dal Caucaso, taglia la Turchia, l'Anatolia a metà, arriva nel Mar di Marmara, qui sopra ci sarà poi Istanbul. Complesso, tanti segmenti di faglia che hanno rotto uno dietro l'altro. Questo su una scala di 100 km, se si va a vedere la scala di 10 km, anche complesso, si vede una grande complessità, segmenti che non si parlano tra loro, distanti, in cui la rottura si è propagata di uno all'altro. Se si va a vedere la scala di 1 km, sempre molto complesso, e rimarrebbe così anche arrivando alla scala di 1 metro. Cioè, terremoto, ripeto, non è un punto, non è un fenomeno semplice, qualsiasi fenomeno di frattura è complicato. Qui parliamo di un tempo di ricarica in questa particolare area tra i 500 e i 1000 anni, e tutto si rompe nel giro di pochi secondi, per cui travolge tutto quello che incontra sul cammino, la rottura stessa parte e poi devia, trova un altro pezzo di faglia, ridevia, non è mai una cosa semplice, per cui, e noi la vediamo solo la parte di superficie naturalmente, modellarla è molto complicato. Vi faccio vedere una delle modellazioni che vengono fatte, per dare un esempio, questa è una modellazione del terremoto di Landers, un terremoto vicino a Los Angeles nel 92, La faglia viene ricostruita dalla superficie, la faglia va in profondità a 15 km, però vedete una faglia complicata con tanti segmenti. Quello che a noi interessa sapere è, va bene, ma se io faccio partire un terremoto qua, si riuscirà a propagare le proprietà di attrito e di sforzo sulla faglia, sforzo dovuto allo sforzo tettonico che la mette in carico. La fanno partire, il terremoto diventerà grande, diventerà piccolo. Questo non è uno studio solo accademico, abbiamo bisogno di saperlo per capire quanto sono a rischio le nostre città. Questo è il caso di Istanbul, il terremoto di prima arrivava fino qui, era quello del 99, questa è la faglia che aspettiamo che si rompa, è l'ultimo grande segmento della faglia
anatolica che non si è rotto nell'ultimo secolo. Quindi ci aspetta che questo rompa, il tempo di ritorno è nei prossimi 20 anni, queste sono le aspettative dei modelli. Naturalmente qui c'è una città da 15 milioni di persone, per cui il problema è capire quali dei possibili scenari di rottura sono veramente pericolosi, e non solo, siamo in grado di dirlo in tempo reale, in modo da dare allerta alla città. Questi sono vari modelli dove di questa faglia qui, dove la rottura viene fatta partire in diversi punti. E se la rottura viene fatta partire qua, dovuta alla curvatura, il terremoto non riesce a propagarsi, non riesce a partire. Se invece parte da qua, non solo si mangia questo pezzo di faglia, ma se la mangia tutta, quindi fa il bend e arriva fino qua. Quindi alcuni di questi scenari sono molto più pericolosi di altri, anche se la faglia è sempre la stessa. Questi sono studi che vengono fatti qui, a Zurigo. Bene, una volta che noi abbiamo le nostre griglie, una volta che noi abbiamo la capacità di modellare la sorgente sismica, vengono messe insieme per generare scenari di scuotimento. E non è facile, naturalmente, perché, come ho detto prima, a calibrare delle griglie è molto complicato, mettere tutte le proprietà, diciamo, che servono per generare una griglia è complicato, e poi però ci permette di fare cose che altrimenti non saremmo in grado di vedere. E vi farò vedere adesso alcuni scenari di scuotimento. A noi in particolare interessa sapere due cose: quanto scuote molto vicino alla faglia, e questo perché quando c'è un terremoto, noi non sappiamo mai i terremoti realmente dove saranno, e ci sono alcune faglie che sono monitorate, ma altre no, per cui non abbiamo mai abbastanza dati vicino alla faglia. Dati a 15 km o 100 km di distanza se ne trovano, ma dati a un chilometro dalla faglia, no. Quello che si trova è che è caduto un edificio. Allora si cerca di capire perché. E poi ci interessano i bacini sedimentari. I bacini sedimentari sono quei bacini dove rimangono i sedimenti, si accumulano. In genere ci sono anche dei fiumi, per cui i sedimenti hanno una falda molto superficiale, sono pieni d'acqua e scuotono moltissimo. Perché un sedimento scuote molto? Dal punto di vista fisico si può capire in questo modo: quando l'onda viaggia nella roccia, viaggia, diciamo, a 3 km al secondo, entra nei sedimenti, tipo quelli su cui è costruito Lugano qua, entrano vicino al lago, entra nei sedimenti, da 3 km comincia ad andare a meno di un chilometro, a 600 metri al secondo. L'energia quindi si accumula tutta, perché non riesce ad andare avanti alla velocità a cui andava prima. Siccome non riesce ad andare avanti alla stessa velocità, l'ampiezza aumenta, perché il flusso di energia deve rimanere lo stesso. Quindi se voi calate della metà la velocità, dovete andare su in ampiezza. E quindi quando si entra nei sedimenti, lo vedremo anche qui, le onde diventano molto più alte. In più, se invece proprio essere di sedimenti è un bacino, quindi è un bacino con le rocce di fianco, quando l'onda entra, dopo non ha più modo di uscire, per cui rimane intrappolata dentro e continua a risuonare. Questo è uno scenario per la California, è il più avanzato scenario che sia disponibile a tutt'oggi. Per darvi un'idea della dimensione, non so se avete già visitato, visitate dopo il calcolatore qui, il ROE Monte Rosa ha 47.000 processori, questo è girato sul Jaguar in America per 24 ore con 223.000 processori, è lo scenario più complicato che abbiamo. Questo viene fatto dal Centro di Studi della California, però uno dei nostri ragazzi lavora anche lì, quindi è parte del nostro gruppo. Vediamo che faccia uno scenario. Dopo lo riguardiamo più lentamente. In questo caso è il terremoto nel 1857, un terremoto che c'era già stato, ma quella volta non ci viveva nessuno, naturalmente. Qui adesso abbiamo Santa Barbara, Los Angeles, Palm Springs, San Diego. Questa non è un'animazione, questo colora una simulazione. La differenza tra animazione è che uno può immaginarsi quello che vuole, questa non è un'animazione, questa è risolvere le equazioni per la propagazione di onde in un mezzo complesso dandogli una sorgente realistica. Vediamolo. Parte, è già partito, solo che ancora sotto, le onde arrivano in superficie, arrivano con un bang naturalmente, quando arrivano danno proprio la botta forte, verticale. E poi cominciano a propagarsi. Già qui vedete tre effetti. Prima di tutto è molto più forte qua di qua. Perché? Questo è l'effetto cosiddetto di direttività. Quando un treno viene verso di voi fa molto più rumore che un treno che va via. O anche una macchina, o qualsiasi cosa. Perché le onde sono impilate verso di voi. Il treno viene verso di voi, quindi tutte le onde sono impilate.
fa la stessa cosa qua, qui le onde sono impilate e quindi è molto più alto che qua. Lo stesso terremoto girato dall'altra parte fa tutto un altro effetto. Seconda cosa, ogni tanto è raro, noi l'abbiamo visto nelle simulazioni, ogni tanto il picco diventa molto alto e genera di dietro una specie di V. È la stessa cosa che fa un aereo quando va più veloce del suono, supersonico, no? Si sente il boom. Questo è l'equivalente, dietro fa una V, perché va più veloce di quanto non dovrebbe andare. Perché lo fa? Lo fa perché sotto la roccia è più veloce, quindi sotto sta andando veloce e in superficie la roccia è più lenta, arranca per stargli dietro e va più veloce della velocità a cui fisicamente potrebbe andare. Questo genera un effetto che appunto è un picco molto alto. Se continuiamo a tirare avanti il nostro scenario, passiamo a Los Angeles, il terremoto è già andato dritto, ma Los Angeles continua ad andare avanti. Perché? Perché Los Angeles, come ogni grande città, è costruito su un bacino sedimentario. Piatto, facile da perforare, facile da fare dei basamenti, lì si costruisce. Quindi Los Angeles, di tutta quest'area qua, è l'area più a rischio, la seconda è Palm Springs. Tutte e due le grosse città locali sono costruite su bacini di sedimenti. E come tale, il terremoto è già finito, ma Los Angeles continua a scuotere, e lo stesso fa Palm Springs. È questo che a noi serve di sapere. Lo possiamo guardare anche in un altro modo, in tre dimensioni. In questo caso lo scenario parte da sud e va verso nord. Quello che vedete qui è lo scuotimento in superficie e questa è la reazione dei 30 km di costa sopra. Questo ci serve per capire, per esempio, la reazione, se sta scuotendo qui in superficie, da dove viene, quanta parte della costa è eccitata. Le simulazioni non è solo la parte di superficie che serve a noi, ma è anche tutta la parte che sta sotto. Scusate che è andato troppo avanti, lo rifacciamo girare. Uno sforzo di visualizzazione come questo è enorme, naturalmente, però ci consente di capire, per esempio, vedete il fronte d'onda iniziale, quanto va in profondità. Per capire quanto sia importante la direttività, vi faccio vedere due esempi. Lo stesso terremoto parte da Los Angeles e va in là. Parte da in là e viene verso Los Angeles. È lo stesso terremoto, non c'è differenza. La stessa distribuzione di slip in profondità, la stessa magnitudo, la stessa energia. Però da qui l'energia va in là, da là viene verso di noi. Questa è la registrazione sintetica che avremo a Montebello, una delle stazioni, e questa la stessa se viene verso di voi. In questo caso ci sono 340 cm per secondo di velocità al suolo, in questo caso 8, un'amplificazione di un fattore 40. Per questo noi lavoriamo su queste cose, per capire dove ci saranno. Non sempre abbiamo i dati, dobbiamo farlo anche quando i dati non ci sono, in modo da passare agli ingegneri questi parametri, perché noi non sappiamo in partenza se il terremoto partirà da qua, andrà in là o viceversa. Vi faccio un esempio, c'è stato un terremoto in Cina qualche anno fa, gigantesco, quello del Sichuan. La rottura è partita vicino alla più grande città della zona, che è Chengdu. Chengdu è una città da 6 milioni di persone, è partita da lì e è andata in là. Se partiva da in là e veniva in qua, avremmo contato varie centinaia di migliaia di morti, perché naturalmente si aspettano amplificazioni di questo genere. Nell'esplorazione, l'esplorazione per gli idrocarburi naturalmente è fondamentale, qui è un esempio fatto in mare, questa è una nave, ce n'è un'altra là. Il modo come viene fatta non possiamo aspettare per terremoti, ci vuole molto più densità, quindi di dati, quindi quello che si fa è che ci sono dei generatori di onde che mandano onde sotto, le onde entrano dei sedimenti, e poi ci sono i registratori dietro, gli idrofoni dietro. Gli idrofoni sono qui, sono degli streamers, non ce n'è uno, questo è lungo 6 km, con ogni poche decine di metri un registratore. Questi sono gli oggetti mobili più grandi che ci sono sulla Terra al giorno d'oggi, nel senso che è un oggetto che si muove lungo 6 km e largo 1 km. Naturalmente di fianco ce n'è un altro e poi un altro. Questi fanno proprio passaggi sopra l'oceano per capire cosa c'è sotto. Quello che noi cerchiamo di trovare, naturalmente, è dove sono le riserve di idrocarburi, e quanto ce n'è, a che profondità e se è facile o no arrivarci. Uno degli indicatori, non so se avete sentito che per esempio il Brasile ha trovato molto petrolio ultimamente, cioè una grandissima riserva hanno trovato, sono fuori costa e sono sotto gli strati di sale. Grossi strati di sale. Noi pensiamo a strati di sale, uno strato fatto come questa
questa tabella qua, molto semplice, ma non è così, questo è uno strato di sale reale, cioè il sale quando si infila nei sedimenti viene depositato, perché l'acqua esce dai sedimenti con pressione, deposita il sale, se ne va, assume delle forme molto complicate, per cui noi dobbiamo pensare di propagare onde qui dentro e riprendercele fuori e capire come questo è fatto, perché l'ingegnere vuol sapere, ma io devo trivellare qui o qui? E siccome il petrolio è sotto, le trappole di petrolio sono sotto, non è semplice visualizzare tutto questo. Faccio vedere un esempio, lo faccio vedere in due dimensioni, molto complicato. L'onda immediatamente risente della complicazione che trova, parte, appena incontra lo strato di sale viene deformata, ce ne sono parti che vanno più veloci, più lente, poi incontra, in questo punto, incontra la trappola petrolifera, il petrolio è qua. Vedete che questo genera subito un'altra onda a suo modo, prenderla. Questa si propaga, viene in su ed è quella che ci dice che sotto c'è una trappola. Ma non è così facile, perché naturalmente in superficie io registro di tutto e andare a ribeccare esattamente qual era quella, bisogna capire da dove venivano. Vi faccio vedere un'altra simulazione, ancora più complicata. Qui abbiamo strati inclinati sotto un duomo salino, sotto c'è la trappola con il petrolio. L'onda parte, comincia a essere riflessa, rifratta, e ogni volta naturalmente che l'onda incontra una discontinuità, viene deviata, viene dopo un po' in superficie, voi vedete questo. La prossima volta che fate benzina pensateci, perché questo è quello che... Non è così che uno dice, beh, scavo, sarà lì. No, non è così facile. Questa è la realtà dei fatti, per cui, ecco, non è facile. Per avere un'idea perché veniamo qui, l'industria petrolifera ha lavorato per decenni lavorando a livello 1, diciamo. Uno voleva dire, delle onde io prendo solo il tempo d'arrivo, non mi serve la forma, non mi serve come è fatta, solo il tempo d'arrivo. Poi si è passati a fare migrazione, quindi 100 volte più complicato. Poi si va verso l'intera inversione dell'intera forma d'onda, quindi anche come è fatta l'onda, perché mi caratterizza cosa c'è sotto. Questo è 1000 volte più intensivo come calcolo che non i tempi. Poi si arriverà a un'inversione dell'intera forma d'onda nella formulazione elastica invece che acustica, e quella è 100.000 volte più complicata. Dove siamo oggi? Oggi siamo qui. Oggi le capacità di oggi stanno tra i 100 e i 1000 e dobbiamo arrivare a 100.000. Questa è la ragione per cui la stanza sua è ancora mezza vuota, perché ci siamo capiti. Abbiamo detto prima, la litosfera va sotto, a 150 km, la roccia contenente acqua si fonde, viene in superficie. Questo è un classico caso di roccia che viene in superficie, un'eruzione del Vesuvio del 1794, qui siamo a Napoli, per fortuna il vento tira nell'altra direzione, per cui si può stare in spiaggia e guardarlo, c'è la processione della Madonna naturalmente, la Madonna è ancora lì, chi di voi conosce Napoli, questo è di fronte al porto Pescatori. E il Vesuvio quando erutta ha tre manifestazioni principali, ci sono le colate di lava anche, ma sono di scarso interesse perché vanno lente, una lava molto viscosa, cioè il plume iniziale estremamente alto, in genere va sui 10-15 km, quando dopo un po' diventa instabile, quindi la crollata la caduta delle ceneri, e poi c'è i flussi piroclastici, la parte di lava più esplosiva che esplode diventa una specie di nuvola, in francese si chiama nuvola ardente, che scende perché non può galleggiare, quindi scende lungo il fianco della montagna, scende abbastanza veloce, e spazza tutto quello che trova lì. Chi di voi è passato da Ercolano trova ancora le rovine, ci sono 10 centimetri di fulso piroclastico appoggiato sopra, non 10 centimetri, 10 metri, chiedo scusa. Andiamo a vedere com'è Napoli oggi, o dov'è Napoli oggi. Visto dall'alto si vede molto bene, questo è il Vesuvio, questo non è roba vulcanica, questo è Capri per intenderci, qui c'è Sorrento, ma non è roba vulcanica, i vulcani sono qua, i Campi Flegrei. Qui i Romani avevano messo l'ingresso degli inferi, per intenderci. Questa è Ischia, di per sé anche un vulcano, Procida. Dove sta Napoli? Lo vedete dai moli. Napoli sta qui. Perfetta come localizzazione, molto bella, molto panoramica, però
L'ultima eruzione del Vesuvio è stata durante la guerra nel 1944, l'ultima dei Flegrei nel 1538, Ischia nel 1302. Quindi parte della nostra storia. Il Vesuvio erutta ogni, quando è in fase attiva, ogni 40-50 anni, poi va tranquillo per qualche secolo e poi riparte. Adesso, vista così, uno non vede la densità della popolazione, vista così sì. Ci sono 3 milioni, 2,5-3 milioni di persone che vivono in quest'area, sì, circa 3 milioni. E c'è un'area di rispetto attorno al Vesuvio che è naturalmente molto piccola, vedete tutti i paesi cresciuti sulla circumvesuviana, quelli di voi che l'hanno presa, il trenino che gira attorno al Vesuvio, la densità di popolazione è enorme. Solo nell'immagine che abbiamo visto prima si vedeva un flusso piroclastico che scendeva lungo la fiancata e arrivava fino al mare. Ecco, adesso per arrivare al mare deve tirare giù parecchia roba. E per riuscire ad assicurare la sicurezza della popolazione in un qualche modo, naturalmente ci sono vari modi, bisogna cercare di capire che tipo di eruzioni farà, cosa ha fatto nel passato, quando va quieta, quanto tempo stare quieta. Quindi si usa la geologia, i depositi delle eruzioni passate, si usa processi chimici e fisici, però questi si usano e si mettono dentro dei modelli per capire la prossima volta che viene un'eruzione di questo genere, questo non è il Vesuvio, come sarà il plume, come sarà la caduta della cenere e come saranno i flussi piroclastici che vedete qui di fianco. E che probabilità c'è che vadano in direzioni dove uno non vorrebbe che andasse. Una simulazione di questo genere. Il vulcano parte, il plume arriva in alto. Dopo un po' che è in alto comincia a collassare, nel senso che la cenere si raffredda, comincia a scendere, e qui sotto i flussi piroclastici che scendono. Ecco, questo è come funziona un vulcano quando sale. Sono passati 1000 secondi, 1000 secondi sono 20 minuti, 18 minuti. Chiaro che non si può evacuare un'area come questa in 18 minuti, i piani di evacuazione del governo italiano sono per la zona A, quindi la zona della circumvesuviana solo, non parliamo di Napoli, sono di 550.000 persone, ci vuole una settimana. Non è mica uno scherzo, sono i piani del governo, sono una settimana, quindi vengono da noi e dicono ce lo dite 8 giorni prima. Allora io chiedo a questo signore qua, se lei è nel villaggio che deve partire il 7° giorno, quanta fiducia ha in me? Perché potrei essermi sbagliato. Potrebbe darsi che questi modelli non sono abbastanza buoni, però quello che si fa. Cioè le allerta sono basate soprattutto su modelli, nonché sulla sismica, i gas e via dicendo, c'è un mucchio di monitoraggio. Ma questi sono fondamentali, ve lo faccio rivedere di nuovo perché la prossima volta che andate a Napoli ci pensate dopo. No, Napoli io l'adoro, è una città che ci manca altro. Dico solo, bisogna capire che tutto quello che sembra quieto, i romani, questo lo chiamavano Monte Somma, non sapevano neanche che fosse un vulcano, finché ha fatto così. Questo, tra l'altro, è un'eruzione classica, una cosiddetta subpliniana. L'eruzione pliniana si è mangiata la testa del vulcano con l'esplosione, questa qui invece è un'eruzione più piccola. Ed è quella che è usata per le modellazioni. Si assume sulla base della storia del vulcano che le pliniane siano più rare. Dunque, sono passati già 40 minuti. Vado avanti altri 5 minuti? Posso smettere in qualsiasi momento volete? Io. Va bene, allora vi faccio vedere che non è che noi lavoriamo solo sulla Terra, perché ci sono altri oggetti sotto il cielo, come si dice. Ups, pardon. Ammai. Troppo vicino, non riesco a cliccarlo. Avrete visto tutti che all'inizio di agosto la NASA ha atterrato un nuovo rover su Marte. Siccome noi lavoriamo su strutture interne di pianeti, è molto interessante vedere anche come sono fatti altri pianeti. Questa qui non è una vera ripresa e non è una simulazione, questa è un'animazione fatta da animatori, come si fanno i cartoni animati, e fa vedere l'atterraggio della prossima missione. Dopo che Marte ha atterrato, dopo che la NASA ha atterrato Curiosity, ha annunciato la prossima missione, si chiama InSight, atterrerà nel... La data è già nota con precisione, il 20 di settembre del 2016, quindi non è neanche tanto in là, porta su un sismometro e un misuratore di flusso di calore.
è un'altra missione della NASA, il sismometro però è sviluppato in Europa, dai francesi, da noi, dall'Inghilterra. Dopo che un po' che sarà atterrato, avremo le foto col logo della Svizzera, che viene da Marte, è la prima volta che lo facciamo, non è... E questo per dire che noi facciamo tutti gli sforzi possibili. Dopo qualche giorno, naturalmente, cominceremo a ricevere anche dati. Su Marte ci sono i martemoti, e quindi ci sono impatti di meteoriti, e questo ci servirà per capire anche come è fatta la struttura interna di Marte. Bene, vi lascio perché questo è un altro. Dunque, 5 minuti sulla Svizzera. 5 minuti sulla Svizzera, questa è la carta della pericolosità sismica. Pericolosità sismica non è la carta di previsione dei terremoti, noi non prevediamo terremoti, ma è quello che dice, va bene, è quello che si usa nel codice di costruzione, da questo il codice di costruzione è diviso in 4 aree, e dice dove c'è più probabilità di scuotimento, sulla base di quanto ce n'è stato in passato, della struttura geologica. Questo dice che nel Vallese ci si aspetta che scuota 3 volte più che non dove siamo oggi. Questo non vuol dire che qui non scuote, è la probabilità. Facciamo vedere i risultati per il Vallese. Terremoto del Vallese, il Vallese ne ha magnitudo 6, per intenderci, più o meno ogni 100 anni. 100 anni non è un periodo tanto lungo, perché la preparazione per un terremoto richiede tempo. Se voi andate nel passato, 1524, 1584, 1685, venite su, molto semplice dire quando sarà il prossimo, è il 20 di dicembre del 2023. Non è così semplice. Non è così semplice, nel senso, non è detto che rimanga così regolare, non è detto, poi non vengono sempre allo stesso posto, uno era qui, uno era qui, uno era qui, uno era qui, quindi è molto difficile. Però si tratta di proteggere la regione e dire, va bene, ma allora come dobbiamo costruire nella regione in modo che quando viene il prossimo terremoto non faccia gli effetti che noi continuiamo a vedere in terremoti in altre parti del mondo. Il passato, il Vallese era molto poco abitato, però i danni ci sono sempre stati. Qui la gente dormiva nelle tende nel 1855, questo era Visp, e Visp era un paesello nel 1855, non era quello di oggi, era costruito solo sulla collinetta e non c'era nient'altro attorno. E questi danni del 1946, questi danni molto estesi, no, i danni erano qui, però si è risentito in tutta la Svizzera nel 1755. Perché il Vallese è a rischio? Il Vallese è a rischio perché è una valle. E il fondo della valle non era mai stata abitata, fino al 1830-1850 il fondo della valle era praticamente disabitato, era solo abitate le pendici. Se voi vedete Sion, il castello sta su uno spunto roccioso, perché? Perché il fondo della valle inondava sempre, il Rodano inondava ogni anno, per cui non c'era modo di abitare il fondo valle, per ragioni proprio di sicurezza. Dopo che hanno regolamentato il fiume, quindi gli argini eccetera, sono state due grosse fasi di regolamentazione del fiume, a fine dell'Ottocento e ai primi, a metà del Novecento, a quel punto la popolazione all'interno della valle è esplosa, grosso di un fattore 5, perché naturalmente c'è della terra buona su cui si può costruire industrie, case, eccetera. Nel 1850, quindi Visp era un piccolo paesello, questa è la carta ufficiale della Svizzera nel 1850, si possono contare le case, era solo questa. E il resto della valle, per la ragione che ho detto, non era abitato, non c'era modo di abitare qua, perché il corso del Rodano cambiava ogni anno il suo alveo e la popolazione stessa era bassa. Bene, nel 1855 i danni furono molto grossi a Visp e ci fu liquefazione dappertutto qua. Avete visto il terremoto dell'Emilia, le crepe nel terreno, i vulcani di fango che escono, ecco, quel tipo di liquefazione, nel senso che i sedimenti, voi lo vedete in spiaggia, quando voi camminate sulla battigia in spiaggia, vicino a dove è più bagnato, se mettete il piede, pestate, lo togliete, la sabbia è bagnata, poi è la stessa cosa, il terremoto fa quell'effetto lì, cioè dà pressione e l'acqua viene fuori, insomma, e come tale una casa può anche sparire, insomma. La liquefazione è molto, dal punto di vista strutturale, è pericoloso. Si fanno delle palificazioni dove ci se lo aspetta, però gli effetti della liquefazione sono sempre molto difficili da diciamo, ovviare. E difatti il cantone decise, viste le liquefazioni, che era assolutamente proibito costruire nella zona del fiume, nella zona della valle. Naturalmente il fiume è stato regolamentato, quindi questa era la zona che il cantone aveva deciso che non era permesso di costruire. Da quella volta Visp è diventata più grande. Più grande. Io sono curioso di sapere la prossima volta che viene un terremoto se qualcuno mi dice, ma va, c'è della liquefazione qui? Certo che c'è.
non può non esserci, perché sono sedimenti di fiume saturi d'acqua e quando uno li scuote fa liquefazione. Adesso qui c'è la Lonza, c'è uno dei più grossi scambi di treni della Svizzera. Naturalmente si costruisce, dove si può costruire, da qualche parte bisogna costruire. Io non dico che non bisogna costruire, dico che bisogna costruire bene, tenendo d'occhio tutti i vari effetti che ci possono essere. Effetti, per esempio, gli effetti secondari. Un terremoto non fa solo scuotimento, produce frane, fratturazione del terreno, liquefazione, produce cambiamenti nelle sorgenti e via dicendo. Questo, per esempio, nel 1755 lo scuotimento è stato solo vicino a Sierre, ma gli effetti secondari sono stati in tutto il Vallese, dappertutto, la grande fiala di Ravilla, una delle più grandi della Svizzera, è stata in montagna, cioè ci sono frane dappertutto. Naturalmente una frana di per sé in una zona isolata non fa danno, ma se c'è una diga sotto sì che fa danno. Questo è il Vallese, naturalmente ci sono i sedimenti adesso, sono spessi all'incirca 800 metri, il fiume adesso è regolato, e a noi interessa sapere, va bene, ma se c'è un terremoto scuote di più qua o qua e di quanto? Abbiamo visto gli effetti prima a Los Angeles, ma non è che uno vive di Los Angeles, noi viviamo qua e come tale si fanno le ricerche per capire quali sono gli effetti qui. E questa è stato un terremoto qualche anno fa, nel 2005, a Vallorsin è subito vicino alla diga di Mosson, vicino a Martigny. E quindi, visto da qua, è nella vostra direzione 40 km, per intenderci, qui è vicino a Sion. E queste sono le registrazioni del terremoto di Vallorsin. Quindi questa è una registrazione in roccia, queste sono le registrazioni sui sedimenti. Qui si vede un magnitudo 4.8, perché era a distanza di 40 km, qui si vede un magnitudo 5.8. La scossa è 10 volte più grande, 10 volte più lunga. Queste modellazioni le facciamo qua, perché naturalmente per creare le griglie e fare tutte le modellazioni è estremamente complicato, ma ne abbiamo bisogno in modo di dire alle autorità del Vallese: guardate che qui potete costruire con le norme di costruzione abituali, qui no, qui dovete fare delle modifiche che tengano conto di queste amplificazioni. Perché se no, se avete protetto una casa per questa scossa e viene questa, avrete delle sorprese. Per intenderci, noi ci occupiamo di capire come le onde vengono poi intrappolate all'interno della valle, quindi l'onda viene da qua, quando entra nella valle scuote, all'inizio scuote come su roccia, ma dopo scuote molto di più e continua a scuotere. Il terremoto su roccia, come avevamo visto prima, se n'è andato, ma qui invece continua. Faccio vedere un ultimissimo esempio su Basilea. Abbiamo parlato del Graben del Reno, il Graben del Reno è questo, quindi questo è il punto dove l'Europa priva, è piena di sedimenti, sono spessi 2 chilometri e mezzo, il Reno scende dal lago di Costanza, entra dentro la valle del Reno qua, ha il suo stesso nome ma entra qua. Voi sapete che Basilea è stata quasi semidistrutta, diciamo, da un grande terremoto, nel 1300, il terremoto ha rotto questa faglia qui, si vede a occhio nudo, questa è la faglia che ha rotto durante il terremoto di Basilea, Basilea è qua. Una parte di Basilea è costruita sulla roccia, perché tutta questa è roccia, una parte nei sedimenti. Questa è Basilea, è il perimetro, Basilea è più grande, questo è il perimetro di Baselstadt, cioè il cantone Basilea città. Qui è Germania, Francia e qui c'è Basilea campagna e via dicendo. Questo è il margine est del Graben, per cui di qua, della fossa, quindi qui, siete dentro la fossa e avete sedimenti, qui siete su roccia. Simulazione di un terremoto che viene da est, quindi la faglia era qua, entra nella fossa, entra Basilea, qui il terremoto è finito, qui no. Questa è la ragione per cui si fanno simulazioni. Perché o lo sappiamo prima o lo sappiamo dopo il terremoto. E le simulazioni servono a saperlo prima. L'ultima diapo. Per Basilea, ognuno di questi è uno scenario diverso per Basilea, con terremoto in diverse posizioni, diverse profondità, diverse direttività, per capire quali di questi scenari sono quelli più pericolosi, quali delle faglie generano i terremoti più pericolosi. E lo si vede, a un certo punto noi arriviamo che
le rotture dove la faglia sta a sud-ovest e propaga verso la città generano questa banda di fortissimo scuotimento che è appoggiata al margine della faglia. Naturalmente bisogna capire che cosa è costruito in questa banda, se ci sono infrastrutture critiche, quanta gente ci vive e via dicendo. Bene, io con questo ho finito, mi scuso, sono andato un po' lungo, ma era per... in computer sempre più grandi e come oggi è diventato un ingrediente fondamentale di come noi facciamo il processo scientifico e la ragione nella Terra è molto chiara, noi non abbiamo nessun modo di andare dentro, i dati che collezioniamo in superficie sono molto relativi, molto sparsi, quindi abbiamo bisogno di modellazioni sempre più raffinate per capire come funziona l'interno. Io vi farò vedere dei esempi dalla sismologia, dalla geodinamica, quindi da come funzionano le forze all'interno del pianeta, modellazione delle onde sismiche, scenari di pericolosità, esplorazione, vulcani e alla fine facciamo un capitolo solo sulla Svizzera, quindi farò vedere esempi della Svizzera solo nella parte finale. Parto dicendo cosa conosciamo della Terra. La Terra ci si lavora da tanto tempo, sappiamo che è fatta un po' come una cipolla, nel senso è fatta a strati. Lo strato più esterno della Terra, per quel che riguarda noi in genere vediamo la crosta con le sue montagne, i suoi mari e via dicendo. In realtà la parte che ci interessa sono i primi 100 chilometri, la parte più fredda del pianeta, la parte più dura, quella che genera terremoti, per intenderci. E come buongiorno a tutti. Naturalmente il target di oggi non è di spiegare tutto quello che sappiamo sui terremoti, ma piuttosto di far vedere cosa facciamo qua e perché abbiamo bisogno di un centro come questo. Noi diamo corsi sui terremoti, uno può sempre venire, sempre tutti benvenuti. E dunque, io faccio il sismologo di mestiere, nel senso da quando mi sono laureato, quindi sono 30 anni che mi occupo di terremoti. Ho fatto prima in America, poi in Italia, da 15 anni sono in Svizzera. Ho diretto il servizio sismologico svizzero per 15 anni a Zurigo. E farò vedere cose che non sono solo mie, quindi metto i nomi qui in modo che giusto capire che ci sono cose che non sono sempre mai di una sola persona, ma veramente di gruppi. E grazie per essere tutti qui, a proposito. Dunque io sono un uomo fortunato, perché lavoro nella scienza e quando si lavora nella scienza uno ha un oggetto come questo su cui lavorare è veramente una fortuna. Io auguro a tutti di trovare un lavoro che piaccia come quello che è piaciuto a me. Oggi il compito è di far vedere come noi usiamo la modellazione. Quando arriviamo al nucleo si va a 3000 gradi. Il nucleo, abbiamo il nucleo diviso in due parti, il nucleo esterno e poi il nucleo interno. Dai 3000 km al centro è un altro pianeta, è tutto ferro, con pochissime quantità di altri elementi, quindi la Terra all'inizio si è differenziata, la parte più pesante è scesa dentro quando era tutto fuso ed è questo che ha generato la temperatura più alta. All'interno della Terra noi siamo sui 6000 gradi, 5-6000 di temperatura. La parte più esterna del nucleo è fusa, la parte più interna è solida, dovuta alla pressione. E nella parte più esterna la convezione funziona a qualche metro al giorno, quindi si muove molto veloce. Dovete pensare a una massa di acciaio fuso che si muove e col fatto che l'acciaio è un buon conduttore, è da qui che viene generato il campo magnetico. Il campo magnetico, le nostre bussole che vediamo alla superficie, non derivano dalle rocce che abbiamo vicino a noi, ma dalla circolazione nel nucleo. Questo per capire su che pianeta ci troviamo. Se uno è su Giove è tutto un altro mondo, se uno è su Marte è più simile al nostro. Però diciamo i pianeti, il sistema solare, avete visto prima tra l'altro stelle, galassie, pianeti, quindi sono veramente classi diverse. La superficie della Terra, la nostra è una vita molto corta, la nostra storia è una storia con poca memoria, ma dovete pensarla così. Se voi viveste una vita molto lunga, centinaia di milioni di anni, la Terra si muove così. Quindi quello che noi vediamo come solido in realtà si muove a qualche centimetro al giorno, 10 centimetri al giorno. 150 milioni di anni fa l'Africa ha cominciato a spingere contro l'Europa, questo ha creato le Alpi. Voi direte 150 milioni sono lunghi, è vero, però ancora oggi noi vediamo questo movimento residuo ed è quello che genera sia le montagne che i terremoti. A volte ci sono episodi velocissimi, se vedete
l'India improvvisamente stava attaccata all'Antartide, parte, arriva su e degenera poi l'intero Himalaya, Tibet, via dicendo. Quindi vedere il mondo sull'occhio di un geologo vede questo, non vede l'istante di oggi, perché bisogna capire quelle che sono le forze che sono in gioco. Andiamo a vedere come funziona. La profondità si va dai 0 ai 100, la temperatura sale molto rapidamente. Se voi andate dentro al Gottardo lo sapete che è caldo, più o meno sale di 20 gradi, 25 gradi ogni chilometro di profondità, è la ragione per cui si sfrutta la geotermia. Quando siete arrivati a 100 km di profondità, la roccia è molto vicina al punto di fusione, a 1300 gradi, e lì fonderebbe. È la ragione per cui poi abbiamo della lava, perché la parte che si fonde viene su e torna in superficie. Però tendenzialmente la litosfera è solida ed è qui che è tutta divisa in placche e le placche si muovono attorno al pianeta, dopo ci arriviamo. Sotto abbiamo il mantello va dai 100 fino a 3000 km di profondità, è la parte più grossa della Terra, e tutto il blocco su cui noi sediamo è roccia. Ogni tanto qualcuno di queste rocce viene in superficie, è proprio roccia. Ed è quella che si muove più o meno a un centimetro l'anno, 1, 2, 3 centimetri l'anno, ed è quella che poi sopra ha le placche. Si muove perché? Perché è un modo di scambiare calore e portarlo in superficie. L'interno della Terra è molto caldo, qui si va dai 1300 fino a 3000 gradi.